Jessica Marie Lansford, allegra e vivace bambina di 9 anni, viveva serena nella sua casa ad Homosassa, in Florida. Fino a quando fece notizia nazionale e mondiale, essendone stata la tragica protagonista, vittima innocente di un rapimento, di un brutale stupro e di un atroce assassinio. Jessica nacque il 6 ottobre del 1995. Nella Carolina del Nord, ed in seguito si trasferì con la sua famiglia in Florida. Descritta da tutti come una bambina dolce e affettuosa, con tanta voglia di crescere, non ebbe la fortuna di diventare adulta e la sua giovane vita fu stroncata il 27 febbraio del 2005. Alle prime luci dell'alba del 24 febbraio 2005, mentre la piccola Jessica dormiva serena nel suo letto, inconscia di ciò che da lì a poco le sarebbe successo, John Cowie, un 46enne che viveva in un appartamento a pochi isolati di distanza dall'abitazione dei Lansford, entrò in casa loro. Cowie aveva intenzione di compiere un furto, ma vide Jessica e agì d'impulso e la prese. Entrò nella sua casa, verso le 3 del mattino, attraverso una porta aperta. Svegliò la bambina e le disse: «Non urlare». Le ordinò di seguirlo fuori. La portò nell'appartamento che occupava con altre persone e la violentò ripetutamente nella sua camera da letto, sul suo materasso, fino al mattino. Cowie la mise nell'armadio e le ordinò di rimanere lì, cosa che fece quando riferì al giudice di lavorare presso Billy Stracklott. 3 giorni dopo averla rapita, Cowie ingannò Jessica per farla entrare in 2 sacchi della spazzatura, dicendo che stava per portarla a casa. Lui, invece, la seppellì viva, decise che non poteva far nient'altro con lei, e disse: «Non volevo che la gente mi vedesse con la Lansford». Dopo la scomparsa nella notte del 24 febbraio 2005, dalla casa di Homosassa, in Florida, il padre di Jessica, Mark Lansford, non si diede pace affinché venisse ritrovata sua figlia. Dopo circa 3 settimane di intense ricerche nelle zone limitrofe, John Cowie fu arrestato a Savannah, in Georgia, per un eccezionale mandato di possesso di cannabis, ma rilasciato dopo l'interrogatorio perché era solo un mandato locale. Cowie era un residente di lunga data in Homosassa, con un burrascoso passato criminale, che elencava dozzine di arresti per furto con scasso e per reati sessuali su minori. A causa della scarsa legislazione in materia che vigeva in quel momento in Florida, Cowie ricevette solo brevi condanne e non fu monitorato dopo il rilascio, nonostante fosse un trasgressore seriale per abusi sessuali su minori. Il 12 marzo del 2005, Cowie fu arrestato ad Augusta, in Georgia, su richiesta dell'ufficio dello sceriffo della contea di Citrus, e fu interrogato sulla scomparsa di Lansford a causa della sua residenza ad Homosassa e maggiormente per via della vicinanza a solo 65 metri dalla casa dei Lansford. Cowie dichiarò che non aveva niente a che fare con la scomparsa della piccola e si era trasferito in Georgia per trovare un lavoro. Ammise di non saperne molto dell'accaduto, se non ciò che i telegiornali diffondevano come notizie. Quindi fu rilasciato dopo essere stato interrogato. In seguito la polizia trovò il corpo della piccola Jessica nella residenza di West Norbert ad Homosassa, seppellito in un sacchetto di plastica, in una buca di circa 2,5 metri di profondità, coperta da delle foglie. Il corpo di Jessica fu rimosso da terra e trasportato all'ufficio del coroner
dove fu registrato per aver subito una decomposizione moderata o grave. Secondo i rapporti dell'autopsia, rilasciati pubblicamente, Jessica fu ritrovata con le mani legate che stringevano un peluche a forma di delfino. Il medico legale stabilì che la morte sopraggiunse entro 2-3 minuti dalla mancanza di ossigeno e quindi morì per asfissia. Il 14 marzo, la sorellastra di Cowie, Dorothy Dixon, diede il permesso alla polizia di perquisire la sua roulotte al West Naubert Court ad Homosassa. Cowie aveva vissuto nella residenza del West Naubert con Dorothy, il suo fidanzato Matt Dietrich, sua figlia, suo genero, suo nipote di 2 anni, Joshua. Durante le ricerche, la polizia trovò un materasso macchiato di sangue e tracce di sperma. Si trovava nella stanza di Cowie e l'armadio dove venne nascosta la bambina. In seguito, l'analisi forense rivelò la presenza del DNA di Cowie e di Jessica sul materasso. Il 17 marzo, Cowie fu arrestato e accusato dell'omicidio di Jessica e trasportato nella prigione della contea di Citrus, in Florida. Il 18 marzo 2005, Cowie fece una confessione registrata e videoregistrata per aver rapito, violentato e ucciso Jessica Lansford. Nella sua confessione Cowie disse che in precedenza aveva visto Lansford suonare nel suo giardino e pensava di avere circa 6 anni. Dopo la scoperta del corpo di Jessica Lansford nella residenza, Dixon dichiarò che una settimana prima aveva dato a Cowie i soldi per un biglietto dell'autobus e lui l'aveva telefonata per dire che si era trasferito a Savannah, in Georgia. Inoltre Dixon e gli altri residenti della zona hanno affermato di non aver mai visto Jessica a casa o notato qualcosa di strano dalla camera di Cowie, che non era stata utilizzata da quando lui andò via. Il 30 giugno del 2006, un giudice ha stabilito che la confessione di Cowie era inammissibile in tribunale perché, quando è stata registrata, la polizia non aveva concesso le richieste a Cowie per un avvocato, rendendo quindi la confessione invalida e inaffidabile, ai sensi del 5° e del 6° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Sopra l'obiezione di Cowie, il tribunale ha stabilito che tutte le prove raccolte dopo la confessione, compreso il recupero del corpo di Lansford, sarebbero state ammesse, così come le dichiarazioni incriminanti, presumibilmente, fatte da Cowie agli investigatori e alla guardia carceraria. Il 7 marzo del 2007, Cowie è stato dichiarato colpevole in Florida per tutte le accuse in relazione alla morte di Jessica Lansford, tra cui omicidio di primo grado, rapimento e abuso sessuale. Il 14 marzo dello stesso anno, la giuria ha decretato all'unanimità la pena di morte. Il caso è stato appellato alla Corte Suprema della Florida. Cowie ha continuato a sostenere di essere innocente fino alla sua morte nel settembre del 2009. Il 24 agosto 2007, Cowie è stato condannato a morte, oltre che aver ricevuto 3 ergastoli consecutivi. Tuttavia, il 30 settembre del 2009, prima che le sentenze potessero essere eseguite, Cowie morì per cause naturali. Jessica Lansford Act. Dopo la sua morte, suo padre, Mark Lansford, riuscì ad ottenere una nuova legislazione per fornire un monitoraggio più rigoroso dei trasgressori sessuali rilasciati. Il Jessica Lansford Act prese il nome da lei. Le restrizioni ora sono più severe per i trasgressori sessuali, come indossare dispositivi elettronici di localizzazione e un aumento delle pene detentive per alcuni delinquenti condannati. L'infanzia è come un cuore. I suoi battiti troppo veloci ci spaventano. Facciamo di tutto perché il cuore si infranga. Il miracolo è
e che sopravvive a tutto. I bambini ridono in media 300 volte al giorno, gli adulti solo tra le 15 e le 100 volte. E i bambini, per la loro immaginazione, inventiva e meraviglia, sono tutti in qualche misura un genio, così come un genio resta in qualche modo un bambino. Il 20 novembre di ogni anno è dedicato alla Giornata Mondiale del Bambino e dei diritti sull'infanzia, il World Children's Day. Quello di Jessica Lansford è uno dei tanti casi che ogni anno si consumano in tutto il mondo. Le loro storie ci fanno capire come, in alcuni casi, il mondo per un bambino, per colpa degli adulti, possa improvvisamente trasformarsi in un inferno.